Le parole di Mattarella hanno già detto tutto quello che c'era da dire. Quello che colpisce invece è il silenzio del governo e del ministro Piantedosi. Giorgia Meloni si esprima su quello che è accaduto ieri con manganelli che hanno colpito duramente gli studenti e le studentesse, con studenti minori bloccati e bloccati anche a terra, e si esprima sulla gestione dell'ordine pubblico, su un clima di repressione che abbiamo denunciato già la settimana scorsa in un'interrogazione al ministro in aula, su un clima di repressione che ha superato nettamente i limiti. Ma mentre salivo su questo palco, ho letto la seguente nota che vorrei condividere con voi, perché non ci si crede. Nota di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia difende le regole democratiche di convivenza che si basano sul diritto di manifestare e il dovere di farlo pacificamente nel rispetto della legge. La sinistra che spalleggia i violenti è la causa dei disordini a cui abbiamo assistito. Sono dichiarazioni gravi e inaccettabili. Sono governa il paese e che cerca ogni espediente per non assumersi le proprie responsabilità. Ma dico, almeno se la prendono con loro e non se la prendono con le famiglie e i genitori preoccupati dalle immagini di ieri, perché tutti voi avete sentito oggi dire spesso: poteva essere mio figlio, poteva essere mia figlia. Non se la sono presa, per fortuna, con le persone che hanno popolato meravigliosamente, democraticamente e pacificamente ieri la piazza di Pisa, a cui manderei il nostro abbraccio perché hanno dato una risposta migliore alle immagini che ci hanno provato e esposto tutti, e non se la sono presa anche con quei componenti delle forze dell'ordine che ieri, guardando quelle immagini, hanno provato come noi sdegno, perché sanno che si è stati di fronte ad un eccesso di violenza ingiustificata su quei minori. Ecco, ci tenevo a partire da qui perché ho l'impressione che davvero ci sia al governo chi, anziché assumersi le proprie responsabilità, lavori strumentalizzando le situazioni per aumentare un clima di tensione politica che non fa bene a questo paese.